Telenova Giornale. È morto il professore Antonino Di Vita. Il grande archeologo chiaramontano si è spento a Roma. Accademico dei Lincei, fu il successore di Paolo Orsi negli scavi di Camarina. Sisma in Turchia. Il carabiniere Angelo Burgio, dal consolato italiano di Istanbul, lancia un appello di solidarietà alla provincia di Ragusa per i terremotati. Convegno AVO sul tema droga, alcol o volontariato. In occasione della terza giornata dell'Associazione Volontari Ospedalieri a Ragusa, l'incontro con gli studenti. Volley Serie B, seconda sconfitta per l'Oxain. Ancora un insuccesso per la formazione di Manuel Benassi. È morto a Roma il professore Antonino Di Vita, archeologo di fama mondiale, studioso e ricercatore, componente dell'Accademia dei Lincei. I funerali si terranno il 25 ottobre alle 15 presso la Basilica di San Pancrazio al Gianicolo. Ad Antonino Di Vita, originario di Chiaramonte Gulfi, si devono importantissime ricerche archeologiche e approfonditi studi che hanno rappresentato la base per ulteriori ricerche e missioni di scavi in Italia e all'estero. Per anni ha operato in Grecia e di recente era tornato a vivere in Italia. L'archeologo Giovanni Di Stefano, direttore del Parco di Camarina, lo ricorda in questo modo. Con la morte di Antonino Di Vita scompare uno dei padri dell'archeologia italiana, uomo e archeologo di enorme carisma, di straordinaria intelligenza e di eccezionali capacità di ricerca scientifica, sia come studioso e funzionario dell'amministrazione del Ministero dei Beni Culturali che come accademico. Antonino Di Vita è stato il padre di Camarina. Nel 1958, dopo Orsi, ha ripreso gli scavi della città. Da allora, ha detto Di Stefano, ricordando la figura del professore Di Vita, in tutti questi anni è stato sempre vicino a me e a Paola Pelagatti, che abbiamo continuato le ricerche a Camarina e nel Ragusano. Oggi piangiamo la perdita irreparabile di un grande siciliano. Ultimamente il professore Di Vita era tornato a Ragusa per lanciare un appello per salvare le mura di Camarina e la torre dall'aggressione del mare. Ricordiamo le sue parole, la voce spezzata dalla commozione nel ricordare la campagna di scavi da lui condotta nella torre di Camarina. Telenova porge le proprie condoglianze alla famiglia Di Vita. Abbiamo contattato al telefono il carabiniere Angelo Burgio, ragusano, che da 2 anni vive nella capitale turca, Istanbul, e che opera proprio nel consolato italiano. Almeno ad oggi, italiani feriti, non abbiamo notizie. Questa scossa bruttissima è successa ieri al sud del sud-est della Turchia, esattamente una cittadina di nome Ivan. Ci sono tanti morti, c'è bisogno di tanto aiuto, perché come ben sappiamo e come abbiamo passato anche noi in Italia, quando ci sono i terremoti è un momento che la gente, c'è il panico, c'è la distruzione di una città, la distruzione di tutta la tua vita, per cui la situazione è abbastanza brutta. Ad oggi non lo sappiamo, perché lì poi saranno gli organi ufficiali che dalle ricerche daranno queste notizie. Io ti posso dire che qua, fortunatamente, su questa grande terra che è Istanbul, non abbiamo sentito nulla, purché è una zona sismica, perché è quasi ai confini con l'Iran. E proprio dal carabiniere Burgio parte un'iniziativa, un appello di solidarietà per quanti in provincia di Ragusa vogliono magari fare qualcosa per i terremotati in Turchia. L'unica cosa bella che sarebbe che, come sempre, la provincia di Ragusa, con la Protezione Civile, la Croce Rossa, penso che già sia attivata come comunità ragusana, visto questa unione con la Turchia. Sarebbe bello che come comunità ragusana qualcuno si mettesse in contatto con gli aiuti umanitari per poter essere presente. Tutto qua. Ecosistema Urbano 2011. A distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del rapporto di Legambiente, l'eco dei dati riguardanti la città capoluogo non è ancora finita. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, per esempio, Ragusa si piazza al 38° posto nel gruppo delle 45 piccole città con meno di 80.000 abitanti. Una posizione per nulla invidiabile, che spedisce Ragusa alle spalle di tutte le altre città siciliane, con 8 ragusani passeggeri trasportati dai bus urbani. Ma cosa ne pensa la gente del servizio di trasporto pubblico della città? Non è tanto comodo, la macchina è molto più comoda, si va al punto dove si vuole, invece con il pullman è interessato da scendere da e può camminare. Ho capito. La macchina è molto più comoda, più. Lei cosa ne pensa? Ma io per me penso che è sbagliato.
Sbagliato che cosa? La mobilità, l'autobus passano ogni ora. Io devo aspettare un'ora, scusa, devo aspettare un'ora per passare l'autobus. Non è che siamo come nelle grandi città che passano in 10 minuti. Allora l'autobus non c'è di bisogno. E se passasse ogni 10 minuti invece? Se passasse ogni 10 minuti va bene. Lei lascerebbe a casa la macchina? E l'ho già lasciato a casa. Io vado sempre in Inghilterra, allora c'è la metropolitana che funziona sempre. C'è l'autobus che passa ogni 10 minuti. Qua non si sa mai quando passa. Converrebbe il servizio bus, però come non funziona, c'è del tempo da aspettare tanto ogni fermata che fa. Quindi se funzionasse, diciamo, il servizio dei bus fosse più frequente, lei prenderebbe il bus? Senza dubbio, però una volta che non funziona che lo prende a fare. Lei cosa ne pensa? Ma io sono uno come l'amico qua, non prendo mai il bus, però vedo che molte volte passano anche dei bus vuoti, c'è gente che non lo prende, ci sa qualche problema. Signora, buongiorno, lei usa il bus urbano oppure no? Purtroppo no, ma non le trovo sempre le corse adatte a quello che serve a me. Ormai corriamo troppo per aspettare gli autobus, la verità è questa. Questo almeno per quanto riguarda noi giovani, chi comunque fa delle attività non può permettersi di aspettare il bus. Per gli anziani, per chi può fare tutto con tempo, allora sì. Ma... camminiamo sempre con l'orologio, guardando l'orologio, per cui è difficile potersi permettere di fermarsi e aspettare un bus che passerà chissà quando. L'obiettivo è conquistare la presidenza della provincia regionale di Ragusa. Forza del Sud con il direttivo provinciale si prepara alle amministrative di primavera nei vari comuni, ma anche all'appuntamento più importante, il rinnovo del consiglio provinciale. Registriamo un immobilismo cogente nel PDL e delle divisioni che certamente non aiutano l'intera coalizione, e quindi Forza del Sud, dopo i vari tentativi di lanciare, diciamo, i messaggi per stare insieme, per condividere un percorso, non essendoci riuscita, ne prende atto e va avanti, e quindi si propone di guardarsi intorno senza nessuna preclusione, appartenenza, schemi né regionali né nazionali, tenuto conto del comportamento qui a livello provinciale degli alleati, e quindi andremo intanto nei singoli comuni dove si vota a formare delle coalizioni sulla base dei programmi, sulla base delle candidature, dei contenuti, e lo stesso faremo per quanto riguarda la provincia. Io ritengo che Lombardo al solito suo abbia tirato dal cilindro un'altra illusione per i siciliani, che è quella secondo la quale vorrebbero che si abrogassero le province per ridurre la spesa della politica. Ma in verità non è così, perché pensate che nelle province di Catania, Palermo e Messina i liberi consorzi che si potrebbero formare sarebbero almeno 4 o 5 per ogni comune, per ogni provincia. Quindi moltiplicheremmo la spesa della politica, moltiplicheremmo i costi della politica e soprattutto perderemmo le competenze, la capacità che hanno acquisito nel corso degli anni anche tante esperienze umane e lavorative che ci sono all'interno di ciascuna provincia. Si andrebbero a formare degli organismi nuovi che sarebbero fondati per lo più sulla simpatia o antipatia personale e non quindi su un'aderenza al territorio. Peraltro io dico noi ragusani, perché mai dovremmo rinunciare alla nostra identità che per noi ha rappresentato un grande valore? Noi siamo un popolo laborioso, noi siamo un popolo che ha saputo lavorare, che ha saputo produrre, che ha saputo creare ricchezza, e grazie proprio anche a questo sentimento di appartenenza a questo territorio, alla ragusanità, perché mai noi dovremmo rinunciarci? Quella di Lombardo è un ulteriore attacco all'istituzione ragusana, quella di Lombardo è un ulteriore appesantimento, tentativo di appesantire una situazione, quella di Ragusa, e quindi noi come ragusani, penso tutti insieme, tutti i deputati regionali ma anche tutti i cittadini, dobbiamo opporci a questo disegno di abolizione delle province. Anzi, dobbiamo dire che le province, per quanto riguarda quelle piccole, vanno sicuramente potenziate affidando loro delle competenze, quale per esempio quella, la gestione delle case popolari, la gestione dei rifiuti e la gestione di una serie di competenze magari trasferite dalla regione, come ad esempio quella della formazione professionale, per dare effettiva consistenza alle province. Potremmo condividere invece il progetto nazionale di
riduzione del numero dei consiglieri, riduzione del numero degli assessori, per abbattere sì in quel modo i costi della politica e non illudere, tentare questo gioco di prestigio, il gioco delle tre carte che Lombardo sta tentando di fare con questo disegno di legge, che comunque io mi auguro e penso e spero non sarà approvato dall'Assemblea regionale siciliana. Piazza del Popolo, Ragusa, fermata del bus urbano. In pochi possono vedere cosa c'è sopra la pensilina che protegge dai raggi del sole in estate e dalla pioggia in inverno. Un foglio di plexiglass è ormai piegato dal peso dell'acqua piovana caduta nei giorni scorsi e rischia di spezzarsi. Una scelta poco felice è quella di installare, senza la dovuta pendenza, la copertura in materiale plastico sulla precedente copertura di metallo. Oggi un micro stagno di acqua melmosa di colore rosso ruggine appesantisce la copertura. È utile una manutenzione urgente della pensilina per sistemare la copertura eliminando l'acqua sporca presente e dandole la pendenza necessaria per favorire lo smaltimento della pioggia che cadrà nei mesi invernali. Interessantissimo convegno su alcol, droga o volontariato promosso dall'Associazione Volontari Ospedalieri di Ragusa in occasione della terza giornata nazionale sul tema d'Italia unita nelle solidarietà. Presso l'auditorium Saro Di Grandi dell'Avis di Ragusa, la platea, formata da tantissimi giovani adolescenti delle scuole ragusane, ha potuto ascoltare con interesse le parole del comandante della polstrada di Ragusa, Gaetano Di Mauro, del dottor Andrea Reale, giudice del Tribunale di Ragusa, del dottor Orazio Palazzolo, direttore del CERT di Ragusa, e del professore Santo Carnazzo, presidente del CSVE. Tema centrale dell'incontro, l'azione preventiva essenziale e funzionale del volontariato nella società odierna, sempre più insidiata da devianze quali l'abuso di sostanze alcoliche e l'uso di stupefacenti. Le prime vittime purtroppo sono i giovani, che avrebbero invece nel volontariato una fondamentale e varia alternativa, che insieme ad attività sportive, culturali, associative, formative, farebbe mettere da parte lo sballo e la ricerca ossessiva del divertimento. Dopo il TG, Telenova trasmetterà uno speciale interamente dedicato all'evento organizzato dall'AVO. Il corso professionale fioristi, organizzato dalla Confcommercio e dal sindacato provinciale, ha un duplice obiettivo: formare i professionisti con un corso di arte e disegno nella composizione floreale del matrimonio e debellare la concorrenza sleale. Il corso si svolgerà a Ragusa domenica 6 e lunedì 7 novembre, nelle aule di formazione della Confcommercio in via Sofocle. Diciamo che questo corso si pone l'obiettivo di migliorare il servizio dei fioristi nella provincia di Ragusa, di far crescere la professionalità, che ritengo sia cosa molto importante, dell'obiettivo che io e il mio sindacato ci siamo posti, ovviamente con la collaborazione di Confcommercio, di Camera di Commercio e non da meno degli sponsor, perché abbiamo anche gli sponsor che ci hanno subito creduto in noi. Gli sponsor che sono Giardino di Sara e Sigil Garden. Comunque questo corso si pone l'obiettivo di migliorare il servizio che il sindacato ha dato, fermo restando che il nostro scopo è anche quello di mantenere bassi i prezzi, in quanto in un momento di crisi come questo capiamo un po' le esigenze e le necessità dei nostri associati. Difatti il costo è particolarmente basso di questo corso. Infine questo corso ha come obiettivo quello di non far cedere un po' la professionalità degli insegnanti. Difatti non a caso è stato scelto Rosa Serafino, che è un docente di tutto rispetto, forse credo una delle icone dell'insegnamento floreale in Sicilia. E devo dire un grazie molto grande al nostro sindacato fioristi, che ancora una volta persegue quella strada che abbiamo cercato appunto di dare un po' a tutti i nostri sindacati nel professionalizzare le nostre imprese e quindi i nostri operatori commerciali. Certamente questo è il primo corso che si fa in provincia di Ragusa e sarà sicuramente di grande successo, perché già così come abbiamo in una prima fase visto c'è una buona partecipazione. Credo che sia molto importante, perché professionalizzare una categoria come i fioristi è sicuramente di grande prestigio e, come ha detto il nostro presidente Salerno, sicuramente allontanerà l'abusivismo, perché nella professionalizzare un settore c'è anche di mezzo il fatto che l'abusivismo possa intracciare questi lavori e di conseguenza può anche dare quella possibilità di
emarginare chiunque voglia mettersi al posto di un fiorista professionalizzato. Il corso credo che sarà fatto il 6 e 7 novembre, saremo lì tutti presenti perché oltre al fatto di farli lavorare in piena condivisione con un maestro dei fiori, Saro Alfino, credo che sia importante anche noi far sentire la nostra presenza come Confcommercio alla buona riuscita del corso. Seconda sconfitta consecutiva per lo Xaino Ragusa nel campionato di volley di Serie B. La formazione di Manuel Benassi è stata sconfitta per 3-7-1 dal Catanzaro. Adesso occorre fare i punti, iniziando dalla trasferta di domenica prossima in quel di Lauria. Abbiamo pagato un po' lo scotto dell'emozione di questo esordio in casa davanti al nostro pubblico. Francamente questa era una partita che si doveva portare a casa, perché una squadra come la nostra non può permettersi di lasciare punti tra le mura amiche. Chiaramente faremo le valutazioni del caso, sapendo però che dobbiamo solamente guardare avanti, far tesoro degli errori commessi e cercare di non commetterli più, perché il campionato è un campionato durissimo e quindi non possiamo piangerci addosso o stare ad accampare scuse del perché e del per come avvengono le sconfitte. Dobbiamo solo rimboccarci le maniche e andare avanti. Le partite saranno tutte difficili perché il campionato è di un livello veramente alto e il Catanzaro stesso ha dimostrato questo, cioè non è tra le squadre sicuramente favorite del torneo, però intanto ha fatto due vittorie su due. Andiamo a Lauria, che è una squadra che ha 5 punti in classifica, cercando chiaramente di fare il nostro. Se tutti i nostri giocatori iniziano a giocare per come sanno, penso che potremo toglierci soddisfazione già da Lauria. Il Ragusa Volley si aggiudica il derbissimo di Serie D di pallavolo. La squadra ragusana espugna il parquet di Santa Croce con un perentorio 3-0. Sinceramente pensavo anche in parziali più importanti, visto l'importanza della squadra Ragusa Volley che l'anno scorso è arrivata tra i primi 6, per noi neopromossa, prima esperienza. Temevo anche che le ragazze non tenessero il campo con la concentrazione giusta. Alla fine abbiamo perso di pochi punti, siamo stati in vantaggio per ben 2 set, abbiamo ceduto alle emozioni di fine partita e niente, comunque mi ritengo soddisfatto e un po' di rammarico perché forse potevamo anche portarci a casa il risultato, la vittoria, il 3-0. Avessimo vinto i 2 set sicuramente forse il terzo sarebbe stato diverso. Una bella partita, vedendo che ci sono ragazzi che studiano a Catania e si possono allenare una volta alla settimana, siamo sulla buona strada, ma ancora c'è molto da lavorare. Ragusa che chiaramente vorrà conquistare un posto utile nella griglia dei playoff. Sì, penso di sì, penso che possiamo fare qualcosa di utile con questa squadra, anche se ci sono due atlete, una è andata a Comiso e una purtroppo è in gravidanza, non possiamo fare niente. Un esordio amaro per la Libertas, ma comunque c'è grande fermento di sport qui in città. Sì, amaro a metà il risultato, poi la gara, i primi 2 set ha visto sempre avanti la Libertas, magari nel finale dei 2 set ha pagato l'inesperienza della categoria nuova che sta disputando. Credo che con questa grinta che hanno dimostrato oggi i ragazzi in campo, gli altri incontri avranno un risultato finale diverso da questo. Per cui faccio veramente un in bocca al lupo a tutte le giocatrici, alla dirigenza, al presidente, a tutti della Volley per un continuo cammino di campionato con più fortuna.